Ok, questo è interessante. Abbiamo le nuove migliorie e cambiamenti che sono stati apportati al teatro immaginario. Quindi hanno modificato anche in base un po' al feedback. Qua si torna sulla cavalcata del discorso del feedback di cui avevamo già parlato nel video di Da Wei che piangeva nel secondo canale e comunque in generale, che comunque sembrano ascoltare o essere comunque più propensi all'ascolto dell'utenza. Quindi nella nuova versione diminuirà il numero dei personaggi richiesto per partecipare al teatro immaginario. Ed era un po' la più grande polemica che era saltata fuori. Ma io sono un nuovo giocatore, non sono molto cioè, all'epoca io avevo detto, vabbè ragazzi, è un contenuto endgame, ci sta che col tempo lo montiate, però capisco anche il bisogno e la voglia effettivamente di giocare a più contenuto possibile. Però, al di là di quello, sarà possibile aggiungere anche un numero limitato di personaggi extra, il livello richiesto per i personaggi non cambierà. Quindi, in modalità facile, non avete più bisogno di almeno 10 personaggi, ma di 8. E il numero massimo di personaggi aggiuntivi dopo la modifica, 2. Modalità normale passate da 14 a 12 e in modalità difficile passate da 18 a 16, con il numero massimo di personaggi aggiuntivi dopo la modifica 4. Quindi effettivamente c'è stato un aiuto o comunque un avvicinarsi verso quelli che volevano e avevano voglia di provarsi il teatro con meno requisiti. Inoltre, ogni volta che il numero dei personaggi nella squadra raggiunge il numero richiesto, ogni personaggio extra invitato nel cast di riserva otterrà altri fantastifiori e un aumento di livello benedizione all'inizio della sfida, così da aiutarvi a migliorare la vostra efficienza in combattimento. Quindi, vi aumenta, se avete già raggiunto il numero, no? Necessario, richiesto, ogni personaggio extra vi dà 30 fantasifiori e un livello di benedizione di un livello, quindi dovrebbe scalare a livello 2, se non ho letto male. È un aumento del livello di benedizione. Ok, quindi questo vi dà un aiuto in parte se avete il numero aumentato, insomma, il numero extra del cast è stato added. Infatti viene messo qua, vedete, 2 su 2 extra alternative cast member, guadagni 4 blessing level e ti aumenta la max HP di 3200, 200 e l'elemental mastery di 80. Questo è un esempio basato sulla modalità facile. Inoltre dicono che dopo l'aggiornamento il numero dei personaggi verrà ridotto, gli effetti positivi ottenuti dalla benedizione sono ancora più variegati e potenti. Ecco, questa era una cosa effettivamente che secondo me andava introdotta. Cioè, gli effetti che dovevano dare le varie benedizioni, i vari power-up che noi andavamo poi a scegliere, alla fine erano. Ora non mi ricordo se erano 6 o 8, però comunque avevano più o meno tutti l'idea che fossero le stesse imprese. 6 erano, ok. Averne di più è sicuramente uno dà più possibilità e può anche svincolare magari chi ha qualche problema in certe room prendendo il potenziamento giusto. 2, dai più possibilità, dai più gioco. Quindi, effetto positivo delle reazioni elementali, benedizioni fulgide. Quindi, nella nuova versione, gli eventi performativi verranno aggiunte le benedizioni fulgide. Le benedizioni si concentreranno sul sistema di reazioni corrispondente ai tre elementi della stagione. Ok, quindi alle reazioni Piro, Idro e Dendro. Let's go! Ogni reazione elementale corrisponde a una serie di benedizioni che fornirà notevoli effetti positivi ai personaggi che lo soddisfano. Mamma mia, questo theater! Piro, Idro e Dendro. Esempio del nuovo teatro immaginario dal 1° di settembre. Quindi dal 1° di settembre avremo, cavolo, a parte vabbè, il Burgeon che si andrà a creare devastante, ma avremo dei grossi Vapo anche. Avremo anche dei grossi Vapo. Emily Molani, Candace, Candace, Candance, Shaling, Deia, Yao Yao. Ok, mettono Deia e Yao Yao come personaggi di apertura e mettono Candace. Ok. Se avessero messo Nuvilette, però no, si svapa di brutto, ecco. Oddio, meta. A parte che il meta per me non è una roba sensata parlando di Genshin Impact, però diciamo che la questione di Candace, Candace o Mualani, Qiyin, sono personaggi che acquisiscono un po' di valore
per quella che è la loro interazione proprio con la suddetta Molani. Il fatto che Candence in C5, anche in C6, ma in C6 tira poi anche un'ondata di idro che sovrascrive, tende a sovrascrivere l'aura Piro, ma con un altro discorso, vi permette di potenziare del 20% il danno dell'attacco normale del personaggio che è attivo in quel momento, ecco, Molani gode. Quindi diciamo che sono tornati alcuni personaggi a poter essere giocati in maniera più attiva, in funzione però di un personaggio di Natlan, e vedremo poi nei futuri se effettivamente si può andare a ripescare su quelli vecchi. Però ecco, le benedizioni sono tanta roba. Quando attivate una benedizione fulgida, Wolfie potrebbe apparire per incoraggiarvi. Che vuol dire? Che appare lui e ti dice bravo? Uno dopo l'altro ha potenti effetti positivi rispetto alle reazioni. Ma pensa a te, guarda qua, come cavolo detona tutto. Ad esempio, uno degli effetti positivi della benedizione fioritura, non solo è possibile generare più nuclei, ma anche aumenta i danni... Ok, ad esempio, un potenziamento è... Hai presente la fioritura? Bene, è come se ci avessi il Niluparty. Ah, visto che appare Wolfie, appare qua in basso a sinistra, guardalo. Cioè, se c'è, ti appare lui a sinistra che ti sta dicendo che stai proccando la benedizione fulgida. Va bene, dai, è una roba carina, però questo è un bonus interessante. Hai presente Nilu? Ecco, ora ce l'hai in party, ma è via. Niente forte. Inoltre, quando viene aumentato il livello delle benedizioni fulgide, si possono scegliere percorsi differenti. Alleluia! Questo è quello che cercavo io. Potrete scegliere in base alle vostre formazioni attuali, così da non solo ottenere effetti positivi adatti alla squadra, ma rendere anche più divertente la preparazione al combattimento. Quindi, in caso del primo settembre, che c'è Idro, Piro e Dendro, avete fatto una benedizione fulgida? Perfetto! Allora, a quel punto, se la potenziate e fate una benedizione, potete scegliere la via del Bloom, la via del Bloom Budding Overgrow o la via del Bloom Basic Cultivar, che cambiano in base alle interazioni che si possono avere con quel determinato bloom. Magari in uno ti aumenta i danni, in uno ti aumenta i boccioli, in uno chi lo sa. Vedete? Nella Bloom Origin si può... Scusate, era inteso che nella Bloom Origin si divide in due. O fate Budding Overgrowth oppure Basic Cultivar. Una delle due. Bisogna vedere poi gli altri. Il livello di benedizione fornisce effetti positivi aggiuntivi al gruppo che vi aiuteranno a completare le sfide con facilità. Ad esempio, vedete questo Blessing level 13. Durante le challenge i personaggi avranno l'HP aumentato del 10.400, l'attacco di 6.50, la difesa di 6.50, la maestria di 2.60. Mercoledì. È tantissimo. C'è un Blessing a livello 13 qua, è tantissimo. Come posso aumentare i livelli di benedizione? Ah, oh, che fighi. Ora adesso ha più una forma e un senso rispetto a prima. Oh, adesso abbiamo più una forma e un senso rispetto a prima. E che cavolo. Aumentare il livello delle benedizioni fulgide aumenta il livello di benedizione. I livelli di diversi tipi di benedizioni sono cumulabili. Ogni personaggio aggiunto aumenterà di 2 il livello di benedizione. In poche parole, il livello di benedizione fornirà ai personaggi notevoli effetti positivi. Questo è super figo. Sembra un po' più verso quella modalità endgame che intanto agognavamo e che desideravamo. Nuova modalità visionaria. Ci saranno sfide ancora più difficili. Questo è il modalità più difficile per la versione quella con più percorsi. Dopo che hai completato la modalità difficile, si sbloccherà una nuova difficoltà. Ok. Dovete avere 22 personaggi, quindi è una cosa ancora successiva. Personaggi aggiuntivi disponibili 4. Personaggi almeno al 70. Puoi invitare un personaggio del cast di supporto. Ovviamente hanno le ricompense. Sì, estrema, non mi veniva il nome, brava Iris. Quindi avrete 60 più... Quindi 180 primo di qua e 400 primo di qua. Più una corona, ok. Più delle ricompense sia in mora, sia in... oggetti per livellare i personaggi. Completare 10 scene di combattimento in ogni stagione del teatro immaginario e calcolare i risultati della sfida permetterà ai viaggiatori di ottenere una chiave degli Echi nella modalità di gioco degli Echi immaginari. Perfetto. E di questa io sono molto contento, perché per me il teatro era molto molto semplice, quindi così posso faticare un po' di più. Altre modifiche: il numero dei Fantastifiori ottenibili completando la battaglia ora normale e battaglia sequenza di difesa è passato a 90 e sono state rimosse le sfide bonus degli eventi di combattimento.
Il numero di utilizzi della funzione riavvolgimento è stato aumentato. Potete riprovare più volte, quindi potete riavvolgere e andare a versioni precedenti se avevate sbagliato, no? L'ottimizzazione generale. Dalle prossime versioni verrà completata una sfida e sarà possibile scegliere se procedere o meno al lato successivo. Maggiori informazioni e feedback. Dateci i vostri consigli in una sezione dedicata proprio al teatro immaginario. Sono contento che abbiano cominciato a fare queste modifiche. E la modifica più corposa, al di là dei requisiti che vengono abbassati, la difficoltà aumentata, è proprio questa del livello delle benedizioni. Bella cicciotta, con anche le patte sui vari discorsi in base agli elementi. È una cosa che effettivamente volevo. Volevo una forma di quel tipo, ma non sapevo se la valessi così. E così mi piace, va provata, perché sembrano comunque dei potenziamenti broken. Tipo questo, guardate, cioè gigantesco. Vediamo come può influire su quello che è l'avanzamento anche dei nuovi giocatori verso questa modalità, che comunque dà ricompense. Ora so che molti lamenteranno comunque, perché ci dicono: ok, ci avete abbassato, ma avete alzato di là, quindi comunque non riesco a prendere alcune primo. È comunque un contenuto endgame, come dicevamo all'inizio. La polemica iniziale per me non ci stava, per la natura della politica endgame, ma sono molto felice che vi abbiano aiutato a poter entrare, partecipare e completare almeno le prime due versioni in maniera più agevole e più adeguata per quello che è poi il nemico principale di tutti, che sono la mancanza di primo e la forza.